tutte le volte quando, già nei giorni precedenti all'incontro, cerco di pensare che cosa voler condividere con voi. Poi il giorno proprio, il martedì così, allora cerco poi di mettere qualche linea, e poi quando venendo con la macchina ancora cerco di ripensare. Poi arrivo qui, Don Ernesto dice qualcosa e mi mette un po' in discussione quello che avevo pensato poi di dirvi. Perché altrimenti, cioè, lui parla, no? E io poi come se non ascoltassi proprio. E allora, questo è un difetto grande, no? Che forse certamente voi non l'avete, però noi lo teniamo. Che uno parla, però già pensa poi a quello che lui deve dire, a prescindere da ciò che è stato detto. E non dovrebbe essere così. Vedete, anche con il Signore, anche nella preghiera non dovrebbe essere così. Eppure noi anche così nella preghiera facciamo. Don Ernesto diceva una cosa bellissima, che poi del resto lui non l'ha data come una definizione, però a pensarci bene è la definizione della nostra fede. Perché la fede è proprio questa capacità di aprire gli occhi per rendersi conto del passaggio di Dio, e questo passaggio di Dio fa nascere nel cuore di colui che ha fede, del credente, appunto il ringraziamento. Io lo so che quando questa parola fede nella nostra mente fa nascere più l'idea di una serie di cose alle quali noi crediamo, perché se io vi dicessi tu hai fede, voi mi direste sì, abbiamo fede, poi vi dico, direi, perché avete fede? Perché mi direste, perché crediamo in Dio, perché crediamo nella Chiesa, crediamo nel Papa, crediamo nei dogmi, crediamo nell'Immacolata Concezione. Quindi vedete, noi diciamo di credere perché crediamo in delle affermazioni cosiddette teologiche, o se volete quelle della dottrina, perché certamente nell'epoca nostra, che siamo un poco più grandi rispetto ai ragazzi che stanno lì di lato, noi non abbiamo fatto il catechismo, noi facevamo la dottrina. E quindi ci insegnavano quelle serie di affermazioni vere, per carità, e non è che non siano vere. E quindi pensiamo che la fede sia quella, è quella anche la fede. Tant'è vero che noi la domenica professiamo la nostra fede con il credo, e il credo è proprio quello. Però pensiamo che siano delle definizioni che stanno lì una poi vicino all'altra, affiancata all'altra. Ripeto, è vero quello, però la realtà è proprio questa capacità qui, no? Se fede è credere in Dio, la tentazione più grande per noi, sapete qual è? Che Dio è un Dio che sta in cielo. Lo preghiamo ogni volta. Padre nostro che sei nei cieli. E pensiamo che veramente, perfettamente, la nostra mente, che qualche volta ritorna ad essere sempre quella dei bambini, che il cielo è quello lì, e quindi che stai in cielo e stiamo così con la testa così. Se vi ricordate, noi qualche anno fa, non ricordo adesso quando, parlando dell'Avvento, se vi ricordate, dicemmo che l'Avvento, che tra poco inizieremo poi tra qualche domenica, è proprio questo atteggiamento qui, disobbedire agli angeli quando nell'ascensione dicono: perché state a guardare il cielo? Dio è la realtà più concreta che ci possa essere. Perché altrimenti noi crederemmo in niente se lui non fosse concreto. Tanto è vero che è così concreto che a un certo punto della storia, per far sì che la concretezza noi esseri umani la potessimo cogliere, perché il problema è questo, che la dobbiamo cogliere noi, perché se non la colgo io che Dio esiste, d'accordo, però se non ne faccio esperienza io che Dio esiste, capite? Non succede niente nella mia vita. Quindi affinché l'uomo potesse cogliere questa concretezza di Dio, a un certo punto uno di quei tre si è incarnato. E venendo in mezzo a noi, Gesù Cristo ci ha rivelato, ci ha fatto conoscere, ci ha raccontato, ci ha narrato il Padre. Quindi fede è proprio questa consapevolezza qui di aprire gli occhi in riferimento a ciò che la Sacra Scrittura ci racconta e ci narra, e che in modo particolare Gesù Cristo con la sua vita ne ha fatto sintesi. Ecco perché noi come credenti non potremmo prescindere da due cose, non dovremmo mai prescindere. Dall'ascolto della Sacra Scrittura, attenzione, vi prego di sottolineare il verbo che ho detto, ascolto, non lettura. Perché noi abbiamo questo difetto, no? Leggo un poco di Bibbia, leggo un po' del Vangelo. No, noi non leggiamo il Vangelo.
non leggiamo la Bibbia, noi ascoltiamo la Bibbia, perché come diciamo che qui che cos'è? C'è la parola? Parola, quindi uno parla, e se uno parla l'altro ascolta. Quindi se è parola di Dio, il mio atteggiamento è ascoltare. E io davanti alla Bibbia noi non dobbiamo metterci con la bocca, dobbiamo metterci così, con l'orecchio. Questo è l'atteggiamento perfetto, corretto. La Chiesa, vedete, deve avere una postura. La postura privilegiata della Chiesa è l'ascolto. E qui abbiamo un'immagine particolare, Maria la Madonna. È lei che ha vissuto questo atteggiamento completo, totale dell'ascolto. Allora voi capite anche un'altra cosa bellissima. Perché Maria, ma del resto qualsiasi vocazione, perché chi ha la cosiddetta vocazione, no? Pensiamo a quelle dell'Antico Testamento, riescono a cogliere il passaggio di Dio nella loro vita. Proprio per questo, perché vivono in una dimensione interiore e profonda di ascolto. Don Ernesto, quando ci parlava di questa apertura degli occhi, no? Per poter cogliere il passaggio di Dio e poter dire il nostro grazie, certamente implica che ci vuole la conoscenza da parte nostra per saper riconoscere questo passaggio di Dio. Vedete, noi a scuola, quando ci hanno insegnato come leggere l'italiano e come anche parlare in italiano, ci hanno insegnato prima di tutto una grammatica. E la grammatica è ciò, quel codice, no, che mi permette di poter mettere il soggetto, il verbo, il complemento oggetto, quindi di completare una frase e quindi saperla riconoscere. Noi come credenti cristiani abbiamo bisogno di una grammatica per saper riconoscere la presenza di Dio. E questa grammatica, sapete qual è? Con una parola molto semplice, è la vita spirituale. Vita spirituale che con tanta onestà dobbiamo dire noi non abbiamo più alimentato. In genere, fateci caso, nelle comunità parrocchiali quante attività si fanno? C'è questo incontro, c'è l'incontro che facciamo il martedì e poi ci sono i necatecumenali che si incontrano e poi c'è il gruppo della Caritas che si incontra e poi c'è il gruppo liturgico che si incontra. Mamma mia, le nostre chiese sono... Non dico delle aziende perché è brutto questo termine, però quante cose che facciamo. Però voi capite che se al fare non c'è una realtà interiore, no, che vive una determinata realtà di incontro con Lui, perché questa è la spiritualità. La spiritualità è prendere consapevolezza della presenza di Dio che c'è nella nostra vita. Sì, noi lo sappiamo che Dio è nella nostra vita, ma lo sappiamo quando? Quando in questo momento io ve lo sto dicendo, ci fermiamo un attimo, ah sì è vero, Dio è presente nella mia vita, ma concretamente, quando stamattina abbiamo pranzato, e quando ci siamo alzati, quando ci siamo lavati, quando poi siamo andati a lavorare, abbiamo fatto un servizio, avevamo la consapevolezza della presenza di Dio nella nostra vita in quei momenti? Allora capite, se Dio in quel momento passa ed è passato certamente, noi non riusciamo a coglierlo. Perché appunto è come se ci mancasse questa... come dire, esercizio. E io non conosco il tedesco. E quindi, capite, se un tedesco mi parla, io non lo so quello che sta dicendo. Mi dirà cose bellissime pure, mi dirà pure quanto sei bello, però io non potrò neanche dirgli grazie, non potrò neanche riconoscere, non potrò neanche vantarmi, no, che qualcuno mi dice quanto sei bello, perché io non conosco la lingua tedesca. Però se inizio a studiare la lingua tedesca, e per studiarla chiaramente ci vuole un poco di pazienza, perché un conto se io studio quando sono bambino, un conto invece a 50 anni, devo studiarlo a 50 anni, sapete, si fa più difficoltà. E però un po' di pazienza oggi, un po' di pazienza domani, un po' di allenamento, così riuscirò a comprendere ciò che il tedesco mi vorrà dire. E quando mi dirà quanto sei bello, ah, io dirò, danke, mi dirò grazie, nella sua lingua, e lui capirà che io ho capito. Così è con Dio, carissimi amici miei. Perché Dio... ce lo dice notte e giorno quanto sei bello. Chi di voi ha partecipato alla messa di questa mattina, nella lettera di San Paolo ai Filippesi, a un certo punto detto così, no? Che Cristo ha amato così. Prima ha parlato di un problema particolare che le femministe avrebbero molto da dire, perché a un certo punto ha detto così: voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti. Ci sarebbe voluto nelle nostre chiese. Non lo so se è successo, quindi che le donne, ma che stai dicendo?
lasciamo stare tutta la questione, non entriamo in questa normativa, chiaramente è una questione legata al tempo. Figuratevi che San Paolo a un certo punto dice così una solita: io proibisco alle donne di prendere la parola in assemblea. Allora San Paolo a un certo punto dice così: Cristo ha tanto amato la sua Chiesa da dare per lei tutto se stesso affinché gli comparisse davanti senza macchia e senza ruga. Voi donne, ma anche noi uomini, lo facciamo anche noi, perché la vanità appartiene pure a noi. Usiamo metterci le creme quando c'è qualche la zampetta di gallina vicino agli occhi. Perché ci mettiamo la crema? Usiamo un poco di trucco per apparire un poco più belli. Ora San Paolo ha detto che Gesù Cristo ha dato la sua vita affinché la Chiesa gli comparisse davanti al Padre senza macchia e senza ruga. Cioè, capite? È come se Gesù Cristo fosse diventato per noi il cosmetico. Gesù Cristo è il nostro cosmetico. Quindi vuol dire che il Padre, quando ci vede, per la grazia di Gesù Cristo che per noi ha dato la vita affinché gli comparisse, il Padre dice così: quanto sei bello, quanto sei bello. Però siccome non abbiamo quella grammatica, possiamo non riconoscere. E quando tu non riconosci un invito, una chiamata alla bellezza, ti rattristi. Ci sono le difficoltà della vita, ci sono i pensieri della vita, ci sono le situazioni che viviamo a livello mondiale, a livello personale, a livello familiare, a livello comunitario, a livello cittadino. Allora, capite, un'iniezione di bellezza ci farebbe del bene. Un incoraggiamento ci farebbe del bene. Dici, ma quello poi resta una parola. No, non resta una parola, perché la parola di Dio si è fatta carne. E la parola di Dio che si fa carne non è semplicemente perché c'è il sacerdote oppure c'è l'altra persona che poi viene e mi viene a incoraggiare. No, perché nel momento in cui io ascolto questa parola, e quindi vuol dire che ho la possibilità di entrare in dialogo con Dio. E la parola si fa sempre carne. Se nella nostra vita la parola che noi ascoltiamo non diventa carne, non abbiamo ascoltato la parola di Dio. Abbiamo ascoltato una nostra parola, ma non quella di Dio. Ricordate il Vangelo domenica scorsa? Il fariseo e il pubblicano che salgono nel Tempio a pregare. Ma c'è la differenza tra i due. Tutti e due, in un certo qual modo, aprono la bocca. Uno però, ricordate, no, è compiaciuto di se stesso, è contento. Quando se ne va dal Tempio, se ne va contento. Penso chissà quante volte pure noi, no, quando ce ne andiamo dalla Chiesa, come siamo contenti. Non che ce ne andiamo finalmente dalla Chiesa, ma siamo contenti ho sentito la messa, che bella messa ho sentito. Don Ernesto è stato oggi proprio bravo, pure Don Antonio è stato bravo, sono stati bravi tutti e due, bella, bella, bella messa. L'altro invece se ne va perché ha la consapevolezza che Dio stava davanti a lui. L'altro se ne va contento di se stesso. L'altro è giustificato, come ha scritto nel Vangelo, perché Dio si è messo davanti a lui. E la preghiera è questa: non tanto io che mi metto davanti a Dio, ma che prendo consapevolezza che Dio sta davanti a me. Guardate, io penso che forse il Signore su questo non ce lo fa tanto capire, perché altrimenti noi dovremmo impazzire davanti a un'affermazione del genere. Com'è possibile che Dio si mette davanti a me? Il pubblicano, no, l'ha detto: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Eppure, se ci pensate, no, vedete, la Chiesa, nella sua pedagogia, come ci fa iniziare la celebrazione eucaristica? La messa come la iniziamo? Dio, abbi pietà di me, peccatore, ci battiamo il petto, confesso. E vedete, anche se noi purtroppo lo facciamo come rito, ma quel rito dovrebbe incarnarsi nella nostra vita, perché quel rito dovrebbe diventare poi parte essenziale e concreta della nostra vita. Noi
Non siamo come il pubblicano, perché mentre il pubblicano dice: Signore, io ti ringrazio così, e non sono come gli altri uomini adulti, e il fariseo, e non sono come gli altri così, e neanche come questo pubblicano. Noi invece che facciamo? Noi facciamo all'inverso, perché diciamo: confesso a Dio e a voi, fratelli e sorelle. Cioè, capite? Noi, quando iniziamo la celebrazione, diciamo: io confesso perché io ho peccato, e questo fatto di aver peccato lo dico a Dio, ma lo dico pure a voi. Quindi non mi nascondo. E poi anche oltre, e chiedo a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Non di puntarmi il dito, ma di pregare per me. Capite? Allora vuol dire che nella preghiera io scopro che cosa? Scopro la vocazione, la chiamata, cioè il fatto che Dio mi partecipa alla sua vita. C'è un termine che si usa nel matrimonio. Dice: la mia consorte è il mio consorte. Consorte, stessa sorte. Noi siamo consorti con Dio. Dio è il nostro consorte. Se possiamo usare anche un'altra parola più biblica, siamo alleati con Dio. Dio è il nostro alleato. Dio ha fatto alleanza con noi. Questo è sangue della nuova ed eterna versata per noi. Non per voi che stanno là fuori. Se solo dice per voi, è vero, ma quel voi siamo noi. I destinatari siamo noi. Stiamo vedendo, no, la guerra tra la Russia e l'Ucraina. Si cerca gli alleati. E chiaramente uno cerca l'alleato più forte, no? Perché capite, se io ho un alleato forte, allora io vado ad affrontare. Ma se tengo l'alleato forte, se l'alleato è peggio di me, è Roma presente. Ma capite, noi con chi siamo alleati? San Paolo a un certo punto dice così in una sua lettera: se Cristo è con noi, chi sarà contro di noi? Chi sarà contro di noi? La fame, la nudità, il pericolo, la spada, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Ancora una volta, vedete, l'amore è un amore concreto, dare la vita. Noi purtroppo, diciamo la verità, noi la vittoria la vediamo come un puntare il piede per terra, quindi sono il forte, perché per noi questa è la vittoria, la forza. Anche la forza delle armi, per noi questa è la vittoria. Quando Cristo muore in croce, capite che sul legno della croce lui lì ha posto il limite al male. Il male non può andare più oltre, ma il limite il Signore glielo pone sulla croce. Ricordate quando si trova nel Sinedrio durante la passione, e quando lui dice così: ma tu pensi che non potrei pregare il Padre e il Padre manderebbe le schiere degli angeli a liberare tutto? Diciamoci la verità, sarebbe stato uno spettacolo meraviglioso. O quando le tentazioni: buttati giù, farà venire i suoi angeli finché il tuo piede non tocchi, non inciampi neanche in una pietra. Ma provate a immaginare che scena grandiosa, magnifica e bellissima. Cioè Gesù che si butta giù e arrivano tutti gli angeli e lo vanno a prendere. C'è una Via Crucis molto vecchia che ho sentito in una comunità parrocchiale particolare, dove a un certo punto delle invocazioni fanno così, quando c'è la stazione che Gesù muore in croce. Allora c'è un versetto di un canto, di una strofa che dice così, quasi in modo arrabbiato: mio Dio, ma ditemi, che fanno gli angeli in cielo se il tuo figlio vedono rimanere sulla croce e non intervengono? Davanti a questa nudità del Cristo che è messo nudo sulla croce, perché gli angeli non intervengono? Eppure lì, no, se sei figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo. E noi invece
gli diciamo: se sei figlio di Dio, non scendere dalla croce. Perché così veramente crediamo. Crediamo non per un'imposizione, ma crediamo per amore. E lui lo dirà, vi ricordate? Quando sarò elevato a terra, attirerò tutti a me. Allora, tutto questo chiaramente sembra, vedete, una poesia, sembra una favoletta, sembra una bella storia. Sì, anche di che bello se lo potessimo vivere. Ma non è che se lo potessimo vivere, non è un... Cioè, siamo chiamati a viverlo. Ci è data la possibilità di poterlo vivere. Siamo resi partecipi di tutto questo. Però, ripeto, abbiamo bisogno di quella grammatica. Abbiamo bisogno di entrare in questa realtà. Abbiamo bisogno di questi occhiali per poter vedere questa realtà. Allora, Dio non è assente, Dio è presente. Il problema è se io riesco a coglierlo. Allora ce lo chiediamo questo: ma io della mia vita spirituale che cosa ne ho fatto? Della mia vita che cosa io sto alimentando? Mi preoccupo ed è giusto, ma di che cosa mi sto preoccupando? O di solo mi sto preoccupando? Guai se mi preoccupassi di come vestirmi o di che cosa mangiare. Gesù lo dice. Però Gesù dice così: di queste cose si preoccupano i pagani. Poi dirà: cercate il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta. Cioè significa, tu cerchi il regno di Dio perché queste cose tu le vedrai con un occhio nuovo. Certamente le vedrai come realtà alle quali devi dare importanza e devi intervenire, ma con occhio nuovo. Ci ricordiamo, no, è dell'immagine che è stata messa davanti ai nostri occhi per questa seconda tappa del cammino sinodale, Marta e Maria. Marta che è presa dai molti servizi, ma insomma, questi servizi però sanno fare o non si devono fare? Servizi vanno fatti. Sinceramente, se invitate il parroco a casa così, no, però dice trascuriamo i servizi, però perché ascoltiamo quello che... a un certo punto dice così, ma in quel caso sono entrato. Allora questa realtà di approfondire, perché o ritorniamo a riscoprire questa sorgente che sta dentro di noi e che forse vedete come tutte le realtà, no, se io non vado a pulirla, non vado a togliere, se, non so se da voi qui succede, ad Avessa purtroppo succede in alcune zone, quando piove tanto, siccome i tombini, no, non sono puliti bene, così allora poi si fa la cosiddetta lava. Qua non si fa, va bene, però sapete che cos'è. Ah, ok, va bene, qui allora la situazione è un poco comune. Però ci vuole tanto, se adesso che non piove io vado a fare questo servizio. Perché il problema è sempre quello, lo voglio fare quando sta piovendo. Come quando noi, no, non mi sento bene. Quando sto male, in quel momento io andrò al medico. Poi appena mi passa, dice, ma fa la visita. No, vabbè, poi mi sento meglio, ma la prossima volta se ne parla. E così facciamo anche a livello spirituale. Nella difficoltà gridiamo, Signore, ma tu dove sei? Perché non mi vieni incontro? Perché non mi aiuti? Non so se già vi raccontai questa storiella, no? In cui c'era un paese dove mo ci avevo fatto, pioveva. Il sacerdote stava, il parroco stava preparando, i parroci, mi dispiace, qui non è. Stava preparando la predica sulla provvidenza. E se vedo la provvidenza, quella che provvede. Nella nostra mente la provvidenza è che io mi siedo e scende il pannello dal cielo. Allora stava preparando la predica sulla provvidenza. E iniziò a piovere. Pioveva, questo parroco così preso da questa predica, non si rendeva conto che l'acqua così iniziava a salire. E lo vanno a avvisare, dice, padre, ma veda così, non vi preoccupate, io sto parlando della provvidenza, certamente il Signore interverrà. E lui se ne sale sopra alla cassa canonica, che stava nell'ufficio, sale alla cassa canonica. L'acqua ancora più, con essere quest'acqua, va il sindaco addirittura, qui era un parco importante, che va il sindaco così, io va a chiamare, va a dire, padre, ci vogliamo andare, sta piovendo e cosa, mettetevi a sicuro. No, ma non vi preoccupate, la provvidenza interviene, quella è sempre disponibile, è sempre pronta, così. Va bene. L'acqua continua a piovere, il parroco sale sul campanile, quindi il punto più alto della parrocchia, e continua lui a predica sulla provvidenza. Arriva la lancia dei vigili del fuoco, il canotto, vanno e dice, padre, ma non vi preoccupate, state tranquilli, il Signore viene così.
Il parroco affoga. Qui sotto all'acqua che affoga. Lei in paradiso, vi lascio immaginare. Non è che va in paradiso, va davanti al Signore, va a fare a voce grossa davanti a Dio. Dice, ma come, Signore? Io parlavo di te, della provvidenza, e tu mi hai fatto morire. E il Signore gli rispose, ti ho mandato 3 volte l'avviso, 3 volte. Capite? Siccome il parroco evidentemente era così preso dal scrivere, non aveva gli occhi per riconoscere in quello che l'aveva chiamato, nel sindaco e nel canotto dei vigili del fuoco, non ha saputo cogliere. Oh, qualcosa di più vicino, non so se avete visto il film Una settimana da Dio, ve lo invito a vedere quel film, che per quanto sia divertente, però ci sono dei messaggi particolari. Quando ricordate, lui dice, Dio dammi un segno quando vuoi fare l'incidente. Davanti a lui ci sono dei segnali autostradali che gli dicono di fermarsi. Però il discorso è questo, il segno che lui vuole non è quello, è un altro segno che lui vuole, quello è il problema nostro, che noi cerchiamo altri segni, come dicevamo la volta scorsa, se vi ricordate. Il segno che noi vogliamo è quello che deve confermare la scelta che già ho fatto io. Invece l'esempio la volta scorsa, no, il bambino mi chiede, mamma posso chiedere una cosa? Se tu dici no, ecco te la chiederò, sì. Allora se me lo vieni a chiedere, sì o no? Mi chiedi permesso, sì o no? O automaticamente quello che tu vuoi. Così anche con Dio. Quindi la concretezza. Perché Dio è concreto. Dio è così concreto che chi di voi stamattina ha partecipato alla celebrazione, o anche chi alla celebrazione non partecipa, perché sapete, la partecipazione quotidiana, non è che siamo tenuti a partecipare quotidianamente alla messa. Però sarebbe bello se a casa potessimo ascoltare la parola di Dio di quel giorno. Perché se pensate, no? Nella sua pedagogia la Chiesa ogni giorno ci fa ascoltare una parte della Sacra Scrittura. Abbiamo una parte dell'Antico e del Nuovo Testamento e sempre abbiamo poi una pagina del Vangelo. Pensate ad esempio che in tutto il mondo stamattina tutti quelli che sono andati a messa o coloro che fanno la preghiera personale sulla parola di Dio hanno ascoltato tutti la stessa parola di Dio. E adesso abbiamo anche l'applicazione su WhatsApp, no? Il Vangelo del giorno. Sarebbe bello, anche se non potete andare a messa, ci segniamo lì su quei gruppi, no? Tanto, tutti siamo su 1000 gruppi, ed è bello, no? Sui gruppi c'erano tantissime cose. Facciamoci una cosa anche su un gruppo del genere, no? Sulla parola del giorno, la parola del Vangelo. Cura questo. Va bene, qui Don Antonio mi manda, benissimo. Allora, il Vangelo di oggi. Il Vangelo di oggi, Gesù portava due mani e diceva così, ed è il Vangelo di Luca, perché sapete, durante l'anno noi ascoltiamo tutti e 3 evangelisti. E nel tempo poi di Pasqua ascoltiamo anche una parte del Vangelo di Giovanni. E dice così Gesù nel Vangelo di oggi. Diceva dunque, a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Non vi nascondo che personalmente faccio un poco di difficoltà su certe espressioni che Gesù usa. Proprio per quel discorso che facciamo di concretezza e di quotidianità. Cioè, uno si sarebbe aspettato, no, che nel momento in cui tu, Gesù, stai parlando del regno di Dio, è l'unico, come ho detto prima, che può parlare del regno di Dio, lui, perché lui viene dal regno di Dio, lui viene dal regno del Padre, lui è sceso da quella realtà beata, non siamo noi ancora saliti. Ebbene, lui per parlare di questa cosa così grande, ci saremmo aspettati che avesse usato delle immagini fortissime. Invece usa delle immagini che ai nostri occhi, diciamo la verità, non dicono niente. Non semplicemente perché sono 2 immagini come il granello di che è lontana da noi, perché noi non neanche sappiamo cos'è. No, ma non dicono niente proprio perché sono delle immagini insignificanti. Un granello di senape, che cos'è? Non è niente proprio, un granellino. Un granellino che niente, che tanto è vero che lo possiamo anche calpestare.
Ma non perché per cattiva volontà oppure perché siamo cattivi, no, perché molte volte ce lo troviamo a terra, no, così camminiamo, neanche ci rendiamo conto, quindi lo possiamo calpestare. Immaginate se avesse detto il regno dei cieli, il regno di Dio, è simile a una montagna grandiosa tutta fumante. Che vi ricordate, nell'Antico Testamento c'è, quando Mosè sale sul monte, e dice il testo che mentre loro stavano giù, hanno visto a un certo punto presi perché c'erano lampi e tuoni, un modo per dire no, che Dio dialogava con Mosè, lampi e tuoni. Il popolo dice, il Signore non parli più a noi, altrimenti noi qua moriamo, presi dallo spavento. Mosè, il Signore è meglio che parli a te, tu poi vieni e dici ciò che il Signore ti ha detto. Quindi c'era questa realtà, però capite, cioè tu vedi questa cosa grande, e noi purtroppo siamo fatti, le cose grandi ci abbagliano a noi. Quando noi diamo una cosa, oh, mamma mia, questa cosa quanto è grande, ma è già automaticamente, vedete, diciamo, è magnifica, solo perché è grande. Come vi ricordate una volta i predicatori, alzavano la voce così, mamma mia, che bella predica ha fatto, solo perché avevano alzato la voce. Poi, ma che ha detto? Non lo so, so solo che ha alzato la voce. Però era una bella predica. E allora capite, no, invece lui, che cosa lo posso paragonare? A un granello di seme. Ora io dico, chi è esperto, veniamo, il mese scorso ci sono state le elezioni politiche, no? Prima delle elezioni c'è la campagna politica. Chi, volendo attirare persone a sé, direbbe, guardate, quello che vi offro è un piccolo sì. Noi tutti diremmo quello che ti offro è una chiesa grande. Immaginatevi a noi sacerdoti, il vescovo ti chiama, ti senti qua, ti voglio fare parroco, là, però la chiesa non ci sta ancora. Quindi la devi costruire. E dove mi mandi? Oppure scegli l'altra chiesa, là, quella, facciamo una bella tipo come la vostra grande, dove vuoi andare? Ma scusate. È normale, vedete, per noi è normale scegliere l'altra, è normale, questo è il guaio, per noi è normale scegliere l'altra. Noi poi diciamo che i nostri figli, mamma mia, vogliono tutte subito, solo loro. Il piccolo seme, il regno di Dio è un piccolo seme. Quindi, fin quando noi continueremo nella nostra mentalità e nella nostra logica ad aspettarci la realtà grandiosa, noi resteremo sempre delusi. Quindi attenzione però, non è Dio che ci sta deludendo perché ci ha preso in giro, siamo noi che ci siamo illusi, ma non Lui, Lui non ci ha deluso. Il Signore è fedele, non a quello che chiediamo noi, ma a quello che Lui ha promesso. Sì, io posso pregare la mattina fino alla sera che mi possa liberare da questa malattia. Lui non ha detto che mi libererà dalla malattia. Lui ha detto, vado a prepararti un posto, quando tornerò ti porterò con me, perché dove sono io sarai anche tu. Questo lo mi ha promesso. E invece voglio la guarigione dalla malattia. La posso anche chiedere, perché ha detto anche di chiedere. Ma se non dovesse arrivare, che succede? Diventa, se c'è quella grammatica di prima, quel modo di leggere, che quella può essere un'opportunità, può essere anche addirittura una benedizione. O è un castigo. Perché l'altro giorno nel Vangelo abbiamo ascoltato un'altra pagina del Vangelo, quasi simile, dove Gesù viene raccontato a Gesù che c'è una torre, questa torre cade, e dicono a Gesù, Signore, ma quelli che sono morti sotto alla caduta della torre erano più colpevoli rispetto agli altri che non sono morti sotto quella torre. Perché per noi c'è questo concetto qui, il castigo di Dio a chi ha fatto del male. Durante il Covid, qualche volta si è sentito, no? Dice, grazie a Dio a me non è toccato. Grazie a Dio a me non è morto nessuno della mia famiglia. E se grazie a Dio a me non è morto nessuno, e se caso mio Don Ernesto è morto qualcuno, perché loro Don Ernesto è stato sgraziato lui, il fratello. Quindi per me è stata una grazia, per lui una disgrazia, com'è? Capite? Non è questo il concetto.
non è che io non sono morto perché stavo in grazia di Dio perché mi ero confessato, e il fratello Don Ernesto è morto perché non si era confessato per chissà quale peccato aveva fatto. Ma noi continuiamo a ragionare così. Quante volte per il passato lo si diceva ancora di più, quando nasceva un bambino con delle menomazioni, chissà che male hanno fatto. Quante bestemmie noi abbiamo detto per questo. È un granello di sé, il regno di... A che cosa lo posso paragonare? E certo ci verrebbe da dire, perciò ho detto no, le difficoltà, ci verrebbe... Gesù, ma proprio a granello di sé. E poi la farina che fa fermentare la pasta, il lievito che fa fermentare la pasta. Il lievito, questa realtà che tu non la vedi. Perché attenzione, pure qui, no, noi siamo bravi, molto volte facciamo pure qui, dice il lievito, la cosa che non si vede, quindi la vita nostra è una vita umile, una vita nascosta. No, Gesù non ha detto questo. E ciò che c'è nella pasta, nella farina, ciò che c'è che la fa fermentare. Ma fermenta però la farina, la pasta fermenta, cresce, grazie al lievito che sta dentro. Non siamo noi il lievito, noi siamo la pasta, chiamati a fermentare, a crescere. E siamo cresciuti noi come corpo di Cristo. Gli altri ci vedono come una realtà, ma attenzione però, l'anno scorso ne parlammo di questo, non perché dobbiamo farci vedere dagli altri, non è che adesso usciamo da qui con la scritta qua, ho fatto la catechesi oppure sono cristiano. No, non ci è chiesto questo. La differenza non è dal fatto che io adesso parlerò di Gesù Cristo, questo è l'argomento che tremo la prossima volta, ma dello stile di vita. È lo stile che cambia chi crede rispetto a chi non crede. C'è un libro molto bello, si intitola così, noi, e ripeto, a noi che crediamo, dice così, noi non siamo migliori, noi migliori. Tra noi che crediamo e quelli che stanno casomai fuori là, non è che siamo migliori. Però avremo una proposta da poter fare. E la proposta da poter fare non è perché andiamo là fuori e adesso sentite, c'è Gesù Cristo. No, perché la mia vita, le scelte che faccio, il modo di come parlo. San Paolo dice così a un certo punto, dalla vostra bocca non escono più parole cattive, ma solo parole che possono servire alla necessaria edificazione vicendevole. Però ma chiedeci questo, quando io parlo, parlo perché voglio edificare l'altro. Il mio parlare è un parlare in bene, e poi dice ancora, benedite e non maledite. Allora capite, se mi trovo con Don Ernesto, non potrò parlare, allora che la così, che la colà. Oppure nel momento in cui ho una difficoltà e mi trovo vicino a un fratello o una sorella e dall'altro lato non ho una parola di incoraggiamento di colui che si alimenta di questa parola. A me inquieta molto, forse anche a voi, no? Quando qualcuno passa tra gli evangelici o i testimoni di Geova e fateci caso che passano sempre a seguito di una disgrazia. Sempre a seguito di qualcosa di brutto che hanno vissuto. E quando ti capita di incontrarli e di parlare, loro te lo dicono. Sì, ma non ho avuto nessuno vicino a me in quei momenti. Ma non so se gli evangelici o i testimoni di Geova hanno un radar di sapere quando andare proprio in quel momento lì. Però quel radar avremmo dovuto averlo anche noi. Perché se io non mi rendo conto che lui non sta bene, allora la domanda è questa. Ma io in questi anni con chi ho vissuto? Permettimi, non è questa battuta. Non è una battuta, però la facciamo anche come battuta. Se io vedo che Don Ernesto si sta ingrassando, non posso lo dire a voce piace mangiare. Posso anche pensare che forse questo non gli fa bene. Come all'opposto chi non mangia. Non posso dire, sono fatti i suoi. L'amore chiama, non dice sono fatti i suoi.
Chi ama rispetta, ma non dice sono fatti suoi. Mi faccio vicino. Noi questo stile, vedete, di farci vicino, non lo teniamo. Ricordate quando Gesù racconta della parabola del buon samaritano? Quando alla fine Gesù dice chi di questi tre si è fatto prossimo? Non dice chi era il prossimo, ma chi di questi tre si è fatto prossimo? Quindi non si tratta di dire che il malcapitato è il prossimo, ma di capire che tu sei chiamato a saper vedere chi sta al tuo fianco e ha qualche difficoltà, sta vivendo un momento particolare. Sei chiamato tu a renderti conto di questo. Se vivi una realtà che la chiami la comunità, più bello, la Chiesa, ancora più bello, i fratelli e sorelle. Allora, capiamo come stiamo nel concreto, eh? La nostra fede non è la fede astratta. È che il Marx diceva la religione è l'oppio dei popoli. Io lo farei scontrare con questo tipo qui di religione per dire se è veramente l'oppio dei popoli o meno. Se è una cosa, il nostro credere è qualcosa che ci anestetizza, no? Sapete, quando fai l'anestesia, tu non capisci niente, stai così là e sei tutto così rilassato. La nostra fede non ci fa rilassare. Ammesso che ci faccia rilassare, ce lo fa fare in un solo momento, quando ci mettiamo in ascolto. Ma ci mettiamo in ascolto, in atteggiamento dello stare seduti come Maria ai piedi del Maestro, ma per metterci dopo in piedi e per darci da fare e fare poi quello che fa Marta. È il granello di senape, è questo. È una realtà piccola, perché dice il testo che un uomo prese e gettò nel suo giardino, crebbe e divenne un albero, che addirittura gli uccelli vanno a fare il nido fra i suoi rami. Noi, se vediamo il seme, non immaginiamo che quel seme diventerà un albero. Oppure, se vediamo l'albero, difficilmente riusciamo a pensare che quell'albero era quel piccolo seme. Credo di non scandalizzare nessuno, perché noi riusciamo a riconoscerci che eravamo quel piccolo spermatozoo lì che nel mamma e papà così poi siamo stati fecondati. Non eravamo niente. Eppure vedete adesso che si ha. Che bella cosa che si ha. Sì, siamo una bella cosa. Allora, la conversione alla quale siamo chiamati non è la conversione dal non fare i peccati. La conversione è qui, noi siamo chiamati a cambiare la nostra mente. Nell'Antico Testamento ritorna spesso questa espressione. Sì, è un popolo dalla dura cervice. In pratica, il Signore dice, terna capa tosta. E noi purtroppo continuiamo ad avere la testa dura. Questa è la conversione alla quale il Signore ci chiama. Ecco perché noi ascoltiamo la sua parola, non perché in chiesa c'è bisogno prima di fare la comunione che amo ascoltare prima le letture, perché così amo perdere un poco di tempo in più, perché altrimenti solo la comunione sarebbe troppo breve poi la messa. Abbiamo bisogno perché capire che quella carne lì, il corpo di Cristo, è quella là che ci è stata annunciata, e per dire come quella che è stata annunciata, come diventa poi fattualità, come diventa poi concretezza. E l'altro, no? E disse ancora, a cosa posso creare? Il regno di Dio è come al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina. Stamattina pensavo questo, no? Proprio quando ascoltavo questa frase qui. Chissà Gesù quante volte ha visto la mamma, la Madonna, mentre faceva la pasta. Perché noi pensiamo che Gesù certe cose le ha inventate, no? Non avrà visto pure lui il seme, l'ha visto lì quando l'hanno seminato. E quando casomai ha visto pure la pendicella che stava crescendo. Penso che pure voi, no? Alle scuole elementari facevano fare l'esempio il semino con l'ovatta e poi la pendicella subito cresceva, no? E noi eravamo contenti, no? Era una cosa nostra che abbiamo visto crescere. Capite? Gesù parte le esperienze concrete. E quindi immaginate, no? La Madonna lì tutta sporca pure con la farina. E vedeva che questa pasta fermentava, allora capisce
Ecco allora chi è il cristiano. Ecco la missione. Ecco questa realtà di sinodo che dall'anno scorso, quest'anno è ancora appresso e ancora sentiremo. È di una realtà condivisa del camminare insieme, dove uno aspetta il passo dell'altro. Vedete, noi abbiamo fatto varie esperienze, no? Dove siamo stati insieme a fare la giornata di spiritualità, il ritiro, così come vogliamo dire. È più bello dire di fraternità, che abbiamo vissuto insieme nei vari ritiri che abbiamo fatto. E che volete, quando si dà l'orario, no? A che ora partiamo? Alle 7:30, poi si parte sempre alle 8. E c'è sempre quella persona che fa tardi, è sempre quella. La tentazione qual è? Dice, la prossima volta no, chi arriva tardi se la fa a piedi, si arrangia. Come fai a dire si arrangia? Dice, ma non è corretto nei confronti degli altri. È vero che non è corretto nei confronti degli altri, però se all'altro sta a cuore pure quella persona, dice, ma pazienza. No, allora... No. Se una cosa io la faccio da solo, la faccio pure bene e la faccio meglio. Don Ernesto diceva che la settimana prossima c'è questo evento di grazia che vivrete comunità parrocchiale, due parroci. Già mi immagino, un parroco ed è insopportabile, immaginiamoci due parroci per come sono insopportabili. Però voglio dirvi una cosa, provate a pensare questo. Prima di tutto è un momento di grazia. Mentre adesso... Per quanto devo dire la verità, loro vivono una responsabilità in sinergia, no? Non c'è il parroco, il collaboratore, il viceparroco. Però capite, adesso il fatto che tutti e due sono chiamati a confrontarsi per l'azione pastorale è più faticoso. Perché mentre prima, no, permettetemi l'espressione, non è così, ma per farmi capire, comando io. Ma non comando più, siamo in due a comandare. Capite? Allora vuol dire sediamoci l'uno di fronte all'altro. Direbbe Papa Francesco, scontriamoci pure, però dopo facciamo pace e usciamo con la linea. Ma in un certo qual modo, questa è la Chiesa. Quante teste? È vero, ma dici, stai parlando solo tu, è vero, di questo vi chiedo scusa che sto parlando solo io. Dovremmo trovare dei modi dove. Il Sinodo, questo vorrebbe dirci che tutti quanti siamo corresponsabili. E tutti quanti quindi siamo chiamati veramente a condividere questo tesoro grande che abbiamo ricevuto, perché noi questo siamo chiamati a condividere, vedete, la bellezza della vita che abbiamo ricevuto. E la vita, per quanto possa essere storta o meno storta, bella o meno bella, è sempre per noi che crediamo chiaramente, è partecipazione che Dio fa di se stesso, perché se Lui è la vita, ricordatevi nella Genesi, l'albero della vita è l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio è la fonte della vita. Quindi se Lui mi partecipa alla sua vita, me la partecipa affinché io la possa partecipare. Allora, l'invito, cerchiamo per quanto c'è possibile a ritornare, alle sorgenti di questa presenza di Dio che è dentro di noi. Ritorniamo ad avere confidenza con la presenza di Dio. Ritorniamo a trovare dei momenti dove alimentiamo il nostro spirito, la parte interiore, per poter essere in grado di riconoscere esternamente Dio, per poter riconoscere negli eventi, nella storia, nei fatti, nelle parole, in quello che capita, in quello che succede. Non come realtà che capitano perché devono capitare, ma come possibilità di un linguaggio, di un messaggio, di una presenza che continua a confermarci nell'amore del Signore.